Roma dice 3x3, determinato c'era un errore qua, non era 3-1 ma era 3-2. Come? Di ricopiare dalla le permutazioni stavano scritte bene, qua 3-2 avevo messo 3-1. E stavolta non se ne accorto nessuno. Poi un'altra cosa. Ora, che le permutazioni si dividano in permutazioni pari e permutazioni dispari, cioè in permutazioni che si effettuano sempre con un numero di scambi pari o sempre con un numero di scambi dispari, non lo sto a dimostrare, in quanto a finire che perdiamo un quarto d'ora per farvelo capire bene, però insomma è così. Quello che vi dico invece, così ve lo ricordate, è che più o meno 100 anni fa si è diffuso questo gioco che qualcuno di voi avrà incontrato fino a prima dell'università, che si vede? C'era, all'epoca era di legno perché la plastica ancora non c'era, c'era una cornicetta di legno nella quale erano incastrati 15 pezzi e lasciavano un riguardo. Questi 15 pezzi erano dei riguardi che però avevano dei piccoli spuntoni per potersi leggere tutti insieme e lasciavano un riquadro vuoto. Adesso si parla la pasta, si può fare anche in altri modi, ci sono varianti di questo gioco, ma io mi attendo a quello classico. Una volta che si aveva questo gioco, si cominciavano a muovere le tesserine. Dopo averle mosse, si otteneva una nuova configurazione che non sto a scrivere perché avrei il 50% di possibilità di sbagliare. Allora, che cosa succedeva? Succedeva che partendo da queste configurazioni non si poteva raggiungere questa combinazione qua. Se io parto dalla combinazione precedente e muovo, non potrò mai ottenere questa combinazione qua. Non era possibile scambiare queste due tesserine. Questo sempre per un problema di parità. Cioè, quindi, che cosa succedeva? A valle, diciamo, dell'introduzione del gioco del 15, c'erano, si era diffuso subito uno dei primi casi di truffa con il gioco, che è sono cose che esistono anche oggi, naturalmente non così semplici, un po' più sofisticate. Cosa prendevano? Prendevano una piastrina per il gioco del 15 fatta così, mischiavano i numeri e ti chiedevano di rimetterli a posto da 1 a 15. Ora, siccome normalmente se diciamo era partito da quest'altra configurazione e avevo mischiato, ovviamente era possibile ritornare a questa configurazione, invece partendo da quell'altra non è possibile arrivare a questa configurazione. Quindi una volta mischiato uno non se ne accorgeva che la configurazione iniziale non era quella corretta, cioè non rendeva possibile arrivare fino a qui. E siccome la soluzione in genere non era tanto difficile, un paio di minuti, anche meno, c'è gente adesso che risolve il cubo di Rubik in pochi secondi, quindi diciamo la gente facilmente cadeva nel tranello, perché c'era un grosso premio. Che ne so, se uno vi dice
che mettendo a posto il gioco del 15, vi, se lo mettete a posto, vi dà 1000 euro, voi probabilmente un euro lo scommettereste, perché pensate di saperlo fare. In realtà la configurazione iniziale non rendeva possibile arrivare qua. E quindi quelli ha voglia a fare, l'unico modo di arrivare a questa configurazione era fisicamente levare due teste e scambiarle di posto e ringastarle. Ma questo non era consentito dalla regola e quindi diciamo si trattava di una specie di... Questo perché diciamo quello che si può verificare è che muovere una tesserina qui non rende possibile tutte le permutazioni, ma solo alcune, ok? Perché io non, diciamo, se ci fate caso, non posso fare tutti gli scambi. Se questa la chiamaste 16, quella che non c'è, no? Cioè quella corrispondente a bu, chiamatela 16. È vero che io posso scambiare 16 con 15, 16 con 14, 16 con 13, ma non posso scambiare 3, ma non posso scambiare, se il buco sta qua, non posso scambiarlo con quella decente, ma solo con quella di sopra. Quindi alla fine non posso fare solo le permutazioni, ma rimarrò all'interno delle permutazioni, di metà di queste permutazioni. Cioè metà di queste permutazioni saranno accessibili facendo gli scambi con la casella vuota, altre metà no, perché ci sarà un vincolo dovuto a una certa parità che si conserva, e quindi metà delle permutazioni posso raggiungere, altre metà no. Le altre metà le posso raggiungere se partissi, se queste le chiamassi 14-15, oppure se mettessi i numeri per esempio da 1 a 15, però per esempio dal basso verso l'alto, se lasciassi il buco invece di sotto mettessi su una cosa del genere. In base a quello c'era una truffa. Ovviamente oggi che ci sono altre, se prendete il cubo di Rubik, no? Anche qui non potete scambiare tutti i cubetti tra di loro, ma soltanto fare determinate mosse. Anzi, il cubo di Rubik è una grande opera di ingegneria di Erno Rubik, che l'ha inventato, però diciamo anche qui ci sono dei vincoli. Cioè se io se per esempio questa fosse una faccia bianca e rossa e prendessi questo cubetto e diciamo lo sfilassi e lo riuscissi a reingastrare al contrario, cioè con col dente rosso sulla faccia bianca e col dente bianco sulla faccia rossa, non ci sarebbe più modo di rimettere a posto qui con le mosse usuali. Quindi diciamo questo per avere un'idea del fatto che diciamo nel caso della parità, come abbiamo detto noi, abbiamo semplicemente suddiviso le permutazioni in quelle che si possono realizzare con un numero dispari di scambi e quelle che si possono realizzare con un numero pari di scambi. Va bene, questo ci serviva perché poi nella formula determinante in un caso ci andava il segno più, nell'altro caso ci andava il segno meno. Allora, cominciamo a vedere per quanto riguarda il determinante un modo più semplice di rappresentare quella che è la formula astratta, che è la formula di Laplace, anzi le formule di Laplace. Allora, prendiamo una matrice A appartenente a K, N per N. Allora, il determinante di A è uguale alla somma per i che va, diciamo, per j che va
da 1 a n, mettiamo prima le formule di riga, di meno 1 alla i più j ai j per determinante di a grande i j, uguale anche alla, e questa, è, questa formula in realtà non è una ma sono n, e questa è vera per ogni i compreso da 1, ma è uguale anche alla somma per i che va da 1 a n di meno 1 alla i più j a di j per il determinante di a grande i j. Allora, devo, per farvi capire queste formule, sarà più semplice procedere con degli esempi, però devo prima dirvi cosa sono a grande i j. Cioè, chi non usa qua il determinante e in a grande i j, in, diciamo, già ci mette il determinante. Cioè, io invece preferisco scrivere così: a grande i j è la matrice che si otteneva dalla matrice A A1j A nj. Allora, grande j è la matrice che si ottiene dalla matrice A cancellando la riga i e la colonna j, e però combattendo quello che rimane, cioè cancellando non è che al posto ci metto zeri, cioè proprio cancellando, eliminando fisica, come se fosse una matrice di Excel o di un altro foglio elettronico, e io elimino la riga i, elimino la colonna j. Quello cosa fa? Elimina e combatta. Quindi questa formula è vera per ogni j compreso tra 1 ed n. Quindi sono in realtà due n formule. Questa formula qui si dice, e vedremo tra poco perché, che il determinante è stato ottenuto sviluppando lungo la riga iesima, e in questo caso qui si dice che il determinante è stato ottenuto sviluppando lungo la colonna j iesima. In realtà tutte queste formule che sono 2n, n per le righe, n per le colonne, cioè possiamo sviluppare lungo una qualunque riga o lungo una qualunque colonna, tutte queste formule danno lo stesso risultato, cioè il determinante di A, ma sono tutte formule induttive, quindi sono, diciamo, poi ci vuole un po' di pratica e saranno semplicissime da capire, però in teoria sono ancora più difficili da capire della formula di prima. Per quale motivo? Perché vedete qui la nozione di determinante compare a sinistra, ma compare anche a destra della formula stessa. Dice, ma allora io come faccio a definire una cosa mediante la cosa stessa? Beh, si può fare, perché qui stiamo facendo i determinanti di una matrice n per n. Qui i determinanti da calcolare sono di matrici componenti algebrici, cioè è stata eliminata una riga e determinata un angolo colonna. Quindi per calcolare i determinanti di una matrice 3x3 fate conto che bisogna calcolare i determinanti delle matrici 2x2, ma quello lo sappiamo calcolare, l'abbiamo fatto a mano. E allora, poi per calcolare il determinante della matrice 4x4 bisogna calcolare il determinante della matrice 3x3, ma quello lo sappiamo già fare perché la formula l'abbiamo esplicitata, l'abbiamo scritta. Poi, una volta che sai fare quelle 4x4, puoi fare quelle 5x5 e così via. Quindi, induttivamente, le formule di Laplace ci consentono di definire il determinante per ogni ordine della matrice. In realtà, però, le formule di Laplace non danno un vantaggio pratico, nel senso che alla fine sempre n fattoriale conti 7. Diciamo, qui io devo calcolare n determinanti di matrice n-1 per n-1. Quelli là ci vogliono, se li faccio con la formula classica, ci vogliono n-1 fattoriale conti per n, e sono n fattoriale. Quindi alla fine, diciamo, la formula di Laplace è solo un modo comodo di scrivere la formula astratta. Un modo più comodo di scrivere la formula astratta, e però viene usato spesso. Perché viene usato spesso? Perché se diciamo io ho una matrice, per esempio 4x4,
Allora, teoricamente dovrei fare 24 punti, ma se individuo una riga, una colonna che ha dei parecchi zeri, allora vedete che i conti, sviluppando lungo quella riga o quella colonna, i conti scendono drasticamente. Quindi è un modo pratico di vedere la formula Strutt che ci dice che se ci sta qualche zero, nelle matrici anche 3x3, 4x4 o anche 5x5, però ci devono stare un pochino di zeri, i conti si possono fare male. Questo è tutto quello che ci dice. Poi non ci dice solo questo, ci dirà poi, una volta che avremo visto che si valgono queste formule, diciamo da queste formule sarà più facile ricavare quelle proprietà che ci servivano nel determinato. Andiamo a vedere queste formule, per adesso non le dimostro, oggi sicuramente non le dimostro perché sono stanco, vediamo poi se le dimostro mercoledì, ma comunque adesso andiamo ad applicarle in pratica. Andiamo a vedere degli esempi, cioè. Allora, prendiamo per esempio A, questa matrice qua, 1, 2, 1, 2, 1, meno 1, 0, 1, 3. Allora, qua c'è scritto che il determinante di A, a volte il determinante di A si mette anche con A tra stanghette, ma comunque, il determinante di A è uguale. Allora, meno 1 alla i più j, meno 1 alla i più j, se ci fate caso, corrisponde a dei segni che a seconda del posto dove prendete il vostro elemento, corrisponde a questi segni qua. Perché se siamo al posto 1, 1, 1 più 1 fa 2, meno 1 alla 2 fa 1, cioè più, meno, al posto 1, 2, 1 più 2 fa 3, meno 1 alla 3 fa meno, e così via. Ogni volta che mi sposto di una riga o di una colonna, il segno cambia. E mi sto riferendo a questo numero qua. Quindi questo numero qua corrisponde, è come se qui dovesse sovrapporre idealmente una matrice fatta con quei più e meno. Allora, come si fa? Prendiamo questa formula, prendiamo i uguale a 1. Allora, che devo fare? Quando faccio j che va da 1 a n, qua cosa viene? 1, 1, 1, 2, 1, 3, perché qua n è 3. Quindi chi sono a 1, 2, a 1, a 1, 1, a 1, 2, a 1, 3? Sono gli elementi della prima riga. Quindi gli elementi a piccolo sono gli elementi della prima riga. Quindi se in questa formula prendiamo i uguale a 1, si dice che stiamo sviluppando il determinante sviluppando lungo gli elementi della prima riga. Lungo la prima riga. Quindi viene 1 per il determinante di chi? Della matrice che si ottiene cancellando 1, prima riga e prima colonna. Chi è questa matrice? 1, 3, meno 1, 1. Quindi 1, meno 1, 1, 3. Poi, passo da quest'altra parte. Meno 2 per il determinante, cancello prima riga e seconda colonna e mi rimane il determinante di 2, meno 1, 0, 3, più 1 per il determinante, cancello prima riga e terza colonna, viene 2, 1, 0, 1, uguale. Andiamo a fare il conto. Per una matrice 2x2 l'abbiamo fatto già una volta, però insomma la matrice 2x2 è determinante, se la chiamate ABCD è AD-BC. Quindi qua abbiamo 1, poi qua fate 3 meno meno 1, quindi 3 più 1 fa 4. 1 per 4 fa 4. Poi 6 meno 0 fa 6, per meno 2 che sta davanti fa meno 12. Poi qua abbiamo 2 meno 0 fa 2, per 1 fa. Quindi in totale, se abbiamo fatto bene i conti, il risultato viene meno 6. Oh, la cosa interessante della formula di Laplace è che adesso posso fare lo stesso conto sviluppando lungo un'altra riga, un'altra colonna, e il risultato viene esattamente lo stesso. Per esempio, sviluppiamo lungo la terza riga. Che significa? Significa prendere questa stessa formula e prendere i uguale a 3.
Allora, questo determinante viene, il primo pezzo viene 0 per, allora 0 per, permettetemi che fa 0 e quindi non lo scrivo, poi viene, allora, più, meno, più, poi quando passa 1 è meno, quindi viene meno, 1 non lo scrivo, per, cancello la riga, la colonna di appartenenza e mi rimane determinante di 1, 1, 2, meno 1. Poi mi viene più 3 per determinante di 1, 1, 2, 2. Allora qua mi viene meno 1, meno 2 fa meno 3, con meno davanti diventa 3. Poi 1, meno 4 fa meno 3, che per 3 fa meno 9. Quindi 3 meno 9 fa meno 6. Quindi come vedete, sviluppando lungo la terza colonna o sviluppando lungo la terza riga o lungo la prima riga, abbiamo ottenuto esattamente lo stesso risultato. Sviluppiamo secondo, fatemi recuperare un po' di spazio qua, lo stesso determinante, sviluppiamo lungo la seconda colonna. Cosa significa? Stavolta significa usare quest'altra formula, cioè fissare J e fare scorrere I. Siccome la colonna che vogliamo usare è la seconda, bisogna fissare J uguale a 2. Allora si deve cominciare da qua e il segno corrispondente è meno, quindi viene meno 2 per, si cancella la riga e colonna di appartenenza e devo fare il determinante di 2 meno 1, 0, 3. Poi più 1, cioè scendo sulla seconda colonna e determinante cancello riga e colonna di appartenenza, abbiamo di 1, 1, 0, 3. Poi meno 1 e determinante cancello riga e colonna di appartenenza, abbiamo 1, 1, 2, meno 1. Adesso facciamo il conto, qua mi viene 6 meno 0 fa 6, per meno 2 fa meno 12, qua mi viene più 3, qua mi viene meno 1 meno 2 fa meno 3, con meno davanti fa più 3 e viene sempre meno 6. Quindi come avete visto l'ho sviluppato lungo la prima riga e fa meno 6, lungo la terza riga e fa meno 6, lungo la seconda colonna e fa meno 6. Potete divertirvi a svilupparlo negli altri tre modi possibili e farà sempre meno 6. Chiaro? Allora, cambiamo esempio e prendiamo una matrice 4x4. Allora prendiamo la matrice A. Stavolta prendiamo 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 1, 0. Cosa mi conviene fare? Mi conviene sviluppare secondo la quarta colonna. Perché secondo la quarta colonna? Perché ci sono più 0. Quindi tre pezzi vengono a 0, qua mi viene meno, cioè qua si parte sempre da più, più, meno, più, meno, più, meno, quindi qua arriviamo a meno. Quindi meno 1 per il determinante di quale matrice? Di quella che si ottiene cancellando questa riga e questa colonna, quindi mi rimane 1, 0, 1, 0, 1, 1 e 2, 1. Quindi, adesso per esempio sviluppando secondo la prima riga, quindi mi viene meno determinante di
1-1-1-0, meno determinante, perché qua c'è sempre più, quindi con meno davanti è meno, di 0-1-2-3. Adesso qua mi viene 0-1 con meno davanti fa 1, 0-2 con meno davanti fa 2, e quindi deve fare 3. Adesso mi posso divertire a svilupparlo, facciamolo almeno in un altro modo per essere sicuri di aver fatto bene. Per esempio sviluppiamo secondo l'ultima riga. Allora stavolta ho più meno, quindi ho meno 2 per il determinante, cancello l'ultima riga, prima colonna, e mi viene 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Poi ho più 1, quindi più determinante, mi rimane, cancellando la riga della colonna di appartenenza, mi rimane 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Quindi mi viene, adesso qua sviluppiamo lungo la prima colonna, quindi più meno, quindi viene meno, che per meno 2 fa più 2, per determinante, cancello riga e colonna di appartenenza, rimane 1, 0, 1, 1. Poi stavolta viene più determinante, qua c'è più, per più fa più, di 1, 0, 1, 1. Adesso questa è la stessa radice, il determinante fa 1, 1 meno 0 fa 1, quindi 2 più 1 fa 2. E quindi vedete che viene sempre 3. Naturalmente qua avete altre 6 possibilità, potete sviluppare, cioè lungo una qualunque delle altre righe o una qualunque delle altre colonne. In tutto avete 8 possibilità, applicate le 8 forme di Laplace e vi convincerete ben presto che danno tutte quante lo stesso risultato. Ok, ora ripeto, non so e non penso che mi metterò a fare la dimostrazione della formula di Laplace, però per diciamo anche da un punto di vista teorico, per convincervi del fatto che diciamo non allora, immaginate di considerare allora come era fatta la formula del determinante, cioè vi voglio convincere non solo da un punto di vista pratico, ma anche farvi capire perché teoricamente queste formule funzionano. Immaginate che qui io mandi, prenda una permutazione che manda I in J, ok? Allora, cosa voglio? Che gli altri indici vengano mandati negli altri indici. Allora, un modo automatico di fare questo è cancellare tutto quello che stava sulla riga I e sulla colonna J, perché ovviamente quei numeri non devono mai comparire, in quanto diciamo se comparisse uno di quei numeri con lo stesso indice di riga ma con diverso indice di colonna, con lo stesso indice di colonna ma con diverso indice di riga, vorrebbe dire che la stessa permutazione manda I in due posti diversi, o diciamo in J ci manda due I diversi. Quindi una volta cancellati quei numeri là, io per induzione vado a fare il determinante della matrice che ottengo, e questo automaticamente mi darà la somma di tutti i prodotti relativi a tutte le permutazioni, fissato che I va in J, tutte le permutazioni che fanno circolare gli altri n-1 oggetti, e poi meno 1 alla I più J è un modo di tenere conto del segno. Ovviamente però non ci sta soltanto che I va in J, I può andare in 1, può andare in 2, può andare in 3, quindi la stessa cosa la devo ripetere n volte, perché una permutazione mi può mandare l'indice I in uno qualunque degli indici da 1 a n. Detta così non è una dimostrazione, insomma, però questo ragionamento che sto dicendo si può rendere rigoroso. La cosa bella è che diciamo, soprattutto quello che è difficile da dimostrare non è tanto quella parte che ho detto così, ma il fatto dei segni, cioè che i segni, questo meno 1 alla i più j,
tieni automaticamente conto dei segni. Quello è un po' scocciante da dimostrare. Però a parte questo, diciamo che queste formule si dimostrano. Una volta che si è dimostrata, diciamo che sono dimostrate, la cosa bella delle formule di Laplace non è appunto che riducono tanto la quantità di calcoli, i calcoli teoricamente sono sempre n fattoriale, però li riducono nel momento in cui noi abbiamo un esempio specifico, e nell'esempio specifico c'è sempre una simmetria, quindi c'è sempre una convenienza a sviluppare secondo una certa riga o secondo una certa colonna. Questo ci dà 2n possibilità, a occhio si vede subito qual è la riga o la colonna lungo la quale sviluppare, che ci consente di fare meno punti. Per capirci, sviluppare lungo l'ultima colonna comunque, anche se non di tanto, era meglio che sviluppare lungo la quarta riga. Ok? Se andate a vedere, questa espressione qua è più corta di questa espressione qua. C'è qualcosa in me. Perché sostanzialmente in genere dove ci sono più zeri. Oh, poi ci sono altri modi ancora per esprimere formule che ci diano un determinante. Per esempio nel caso del per 3 c'è la formula di Sarrus e altre. Io non voglio tanto insistere su questo. Poi se vi, diciamo, queste cose in genere le trovate da voi, perché non lo so, c'è qualcuno che nella matrice 3x3 gli piace di più usare quella, la formula di Sarrus, no? Non è difficile là. Quello che invece vorrei vedere è applicare il metodo del pivot a queste due matrici che ho appena scritto qua. Se mi ridite la matrice 3x3 come era fatta? 1, 2, 1, 2, 1, meno 1, 0, 1, 3. Allora, questa matrice qua, allora il determinante, ripeto, si può anche indicare con due stanghette, quindi se ci metto le stanghette trovo che significa determinante di, ed è un numero, essendo, vabbè, la matrice quadrata si può fare, è un numero. Allora, la prima cosa che devo fare qua, A1, 1 è diverso da 0? Sì. Allora, la prima riga la lascio tale quale, la seconda riga ci tolgo il doppio della prima, quindi 2 meno 2 fa 0, 1 meno 4 fa meno 3, meno 1 meno 2 fa meno 3, e la terza riga la lascio tale quale. Adesso alla terza riga, vabbè, meno 3 è diverso da 0, adesso per annullare 1 devo sommare un terzo, devo prendere questa riga e la divido per 3 e la sommo. Se la divido per 3 fa meno 1 meno 1, sommandola 1 3 viene 0 0 2. Adesso fate il prodotto degli elementi sulla diagonale e viene meno 6. Quindi attenzione che queste stanghette non indicano un valore assoluto, indicano il determinante, che può venire benissimo negativo. E infatti il determinante faceva meno 6. In verità qua il metodo del pivot l'abbiamo dovuto applicare due volte, diciamo, abbiamo fatto solo due operazioni elementari, e quindi qua alla fine non era particolarmente più lungo per fare il determinante dell'altro. L'importante è che io, vabbè, se dovevo fare però degli scambi, allora mi dovevo portare appresso un segno. Ogni volta che facevo uno scambio dovevo cambiare segno. Facciamolo in quest'altro caso. Allora io ho che il determinante di 1 0 1 0, poi c'è 0 1 1 0, 0 0 1 1, poi 2 1 0 0, uguale a, vabbè, determinante di qua non faccio niente perché già sono zeri, poi qua ci annullo
questa sto togliendo due volte quella, quindi 0, 1, scusate, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Adesso devo togliere due volte quella, 2 meno 2 fa 0, 1 meno 0 fa 1, 0 meno 2 fa meno 2, 0 meno 0 fa 0. Adesso 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Questa la lascio stare, 0, 0, 1, 1. Adesso faccio questa meno questa, quindi viene 0, 0, meno 3, 0. Adesso 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Adesso questa la moltiplico per 3, la sommo sotto, viene 0, 0, 0, 3. Adesso vado il proteggio da regolare e fatti. Come vedete, sfortuna ha voluto che non dovessi applicare nessuno scambio, se applicavo uno scambio, ovviamente ogni volta che applicavo uno scambio dovevo cambiare segno. Tutto qua. E va bene, quindi abbiamo abbiamo adesso parecchie formule a disposizione per il calcolo dei determinanti, almeno parecchie formule teoriche, anche se poi la migliore della pratica per le matrici grandi è il metodo P. Adesso farei un'ultima pausa, ancora di 5 minuti, anche se non ho fatto un'ora, perché poi gli ultimi 40-45 minuti voglio dare le proprietà del determinante, le dimostrerò usando le formule di Laplace. Quindi in realtà la dimostrazione delle proprietà del determinante dipende dall'aver dimostrato le formule di Laplace. Però, ci fidiamo. Comunque, adesso 5 minuti di pausa.